tutti ragazzi, oggi vi mostro un trattamento che si chiama ossigenoterapia. Io lo faccio ogni 30-40 giorni appunto per rigenerare la mia pelle in profondità e non è un trattamento invasivo. Per invasivo intendo che non usiamo nessun tipo di ago. È un trattamento che renderà la vostra pelle luminosa, più bella e più distesa. Ve lo consiglio anche se potete ovviamente farlo prima di un grande evento, magari non so, c'è qualcuno di voi che mi segue sul mio blog e magari si sposa a breve, magari il giorno prima di sposarsi, e vedrete che la differenza si noterà, proprio la luce del vostro viso cambierà. Parlavo con Chiara che dicevo che sicuramente gli effetti sono anche migliori su una ragazza che non fuma e non beve. Non voglio bacchettare coloro che fumano e bevono, un bicchiere di vino lo bevo anch'io, però diciamo che io non fumo, quindi sicuramente questi trattamenti hanno un risultato migliore su delle ragazze che hanno uno stile di vita sano. Poi lo dico perché sono un'ex fumatrice, quindi ho smesso e magari sono aiutato. Sono più bacchettona, assolutamente sì, perché una volta ho visto addirittura la radiografia di una donna che fumava da 20 anni, la sua pelle sotto era completamente nera, me l'ha mostrata un chirurgo, invece la pelle di una ragazza che non ha mai fumato in vita sua era chiarissima, si vedeva tutto, però a maggior ragione può servire anche per schiarire la pelle di una candida fumatrice. Sì. Ci vuoi spiegare che... Sì, allora praticamente consiste in questo acido ialuronico che viene penetra praticamente sotto la pelle con l'aiuto dell'ossigeno, che questo è puro al 90%, non è ossigeno iperbarico, e aiuta a rigenerare la cellula del nostro viso, che ha una vita di 30 giorni, e in questi 30 giorni memorizza la nuova rinascita della cellula praticamente, e ci aiuta ad avere tonicità alla pelle, una bella luce, un viso rilassato. Beh, allora fra poco vi faremo vedere esattamente come agisce e come funziona il macchinario. Ecco, adesso ti strucco, ti strucco il viso così abbiamo la pelle pulita e penetra di più il prodotto. Adesso mettiamo l'acido ialuronico nell'aerografo, che ci aiuta poi a spruzzare tutto il viso con l'acido ialuronico e l'ossigeno. Vanno fatti con una certa costanza, non magari una volta l'anno, però sicuramente se fatto ogni 30-40 giorni dai suoi risultati. Assolutamente sì. Grazie, spero vi sia piaciuto. Grazie.